Allora, mettiamo di nuovo un po' di olio nella pentola, sempre olio di mais. E la gatta dietro me fa la pazza, salta sul divano. Dopo prendiamo il resto dell'impasto col mestolo e mettiamo tutto in pentola, facciamolo friggere e subito prendiamo formaggio grattugiato. Io ho preso Emmentaler, ma potete naturalmente prendere tutto quello che volete, abbastanza che fila, che fa dei fili che diventa bello, come anche il Gouda, come si dice da voi in Italia, in olandese si chiama Gouda, Gouda. Ma io ho preso Emmentaler, l'ho messo sopra perché questa crespella piace molto a mio marito. È una buona colazione, anche per colazione è buona anche per mezzogiorno, se si vuole essere veloce. Un po' di pepe e moscato, e dopo già si deve soltanto aspettare che si può girare la crespella, non dura tanto, e dopo già è finito il piatto per mangiare se si vuole mangiare una cosa veloce. Anzi, crespella si chiama in olandese pannekoek, ma la crespella olandese è diversa. E di una farina, la fanno con la farina diversa, più pesante, la fanno anche più grande e fanno combinazioni veramente un po' strani. Mettono mela sopra e nel stesso momento anche il speck o la pancetta, e dopo alla fine mettono anche il sciroppo sopra, una cosa dolce o miele. È proprio una cosa strana, la gente pensa sempre che non è buono a mangiare, ma invece è buono, non è male, non è proprio gusto mio perché non so, non era mai, io, non es io mangio tutto, ma non ero pazza per quel modo di mangiare. Ma si mangia quelle cose in Olanda, fanno combinazioni proprio speciali, un po' come le inglesi, la stessa cosa. E la crespella si chiama anzi in tedesco come in Germania, Pfannkuchen, e in Svizzera si dice omelette, beh, più come le francesi. Vedete, la crespella adesso è finita, il formaggio dopo fila quando si mangia, è proprio diventata buona e a mio marito è piaciuto tanto. Buon appetito a tutti e ciao e grazie.